Piacente signore, ma per lei non c'è niente, torni tra 6 mesi e avanti un altro. Fuck you, bloodbuster! Da sciustra. Buongiorno signora, ecco io. Signorina! Come ha detto? Signorina! Ah, mi scusi, buongiorno signora, ecco cognome? Io. Cognome? Cartelli. Sesso? Certamente. Il suo cognome? Cartelli. Carpelli? Carpelli con la P! No, Cartelli, Cartelli con la T. T come cosa? Come tetta? Sì, T come tetta. Nome? Fahad Luigi. Fahad Luigi, ha una certa assonanza alla bigizia, eh? Ah no, assolutamente, direi invece proprio 49 anni. Noi dimostra. Sì, lo so, effettivamente quest'estate al mare ho incontrato una donna dai grossi seni che mi ha fatto... Professione? Una... Chirurgo dentista, laureata all'università di Harvard, ma ho perso il diploma. Piano, piano, lei corre troppo, che cazzo! Mi dia almeno il tempo di scrivere, ma che modi! Possibile mai? E ci sono certi tipi totalmente incoscienti! Mai visto una cosa simile? C'è da impazzire! Ho i nervi distrutti! Uno parla, ma lei che si crede, eh? Lei che si crede! Caro signore, consenta almeno che io possa amare mio marito. Sono sicura che è un sentimento che lei è incapace di provare. Lei può amare mio marito? Professione? Gliel'ho detto, chirurgo dentista. E qual è il suo mestiere? Chirurgo dentista. Ah, ecco, mi dica. Volevo proprio chiedere una cosa prima di dimenticarmi. Ora che mi ricordo, lei esercita una professione qualsiasi? Sì, io, ecco, come dire, insomma, e poi, dunque, chirurgo dentista. Bene, tutto ciò va benone. Ma veniamo adesso al lato pratico delle cose. Capisce, questo non è il momento migliore per chiederlo, ma qui al collocamento non abbiamo l'abitudine di menare il can per l'aia. Quindi, scusi se sono così diretta ed esplicita, ma volevo chiederle, lei ha una professione qualsiasi? Capita a volte che ci siano delle persone gentilissime, vero? Allora, essi venire da me. Allora io chiedere loro, come mai voi venire da me? Allora essi dire a me, dottore, io avere male di denti. E allora io, come se niente fosse, dire, prego, si accomodi qui. E così io estirpare dente che fare male, così loro non più male di denti. Ta. Denti, ta. Ah, i denti, identità. I denti. Chirurgo dentista. Sì, ma qual è il suo mestiere? Cos'è questa? È una pallina! Ma mi faccia delle domande un po' più difficili! Cosa mi ha preso per una persona ignorante? Mi dia la sua giarba! Come? Mi dia la sua giarba! Come? Mi dia la sua giarba! La mia barba? Ma no, la giarba, la sua giarba! Ah, la mia giarba! Non avevo capito. Ora capire. La tratti bene la mia giarba, ci tengo la mia giarba. Ui, 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 dottore, mi fa male, mi fa tanto male. Ui, 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 dottore. Ui. Ui, 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 mi fa male, mi fa tanto male. Non ne posso più, dottore. Ora che sento l'infinità della mia solitudine mi rendo conto che mi manca il frastuolo della grande città. Faccia qualcosa, dottore. Dunque io, eh? Io qua, io là. Io sono io, ok? Mi vede qui? Sono io il tizio che sta qui. Sono io che sono qui e sono io che sono io. Salve. Ecco che adesso sono io perché sono io.
Siamo d'accordo? E allora io, dottore, arrivare al galoppo, pataclop, 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 e alleviare dolore malato estirpando dente. Capito? Chirurgo dentista. Benissimo, passiamo ora delle informazioni generiche. Per cominciare, riteniamo utile che il candidato si senta a suo agio mentre risponde alle nostre domande. Ecco una buona occasione per lei di esporre ciò che la riguarda, che può aiutare questo ufficio a determinare le sue possibilità di successo. Le sue risposte giudiziose ci aiuteranno nel nostro sforzo di inserire l'uomo giusto nel posto giusto. The right man in the right place, come dicono in Albania. Va da sé che qualsiasi eventuale contratto sarà subordinato all'esattezza delle sue informazioni. Qual è la sua attività professionale? Sa cos'è l'ozio? Certo, è il padre dei vizi. No, è il padre dei miei cugini. Chirurgo dentista, chirurgo dentista, chirurgo dentista! Bene. Detto questo, passiamo a un argomento totalmente differente da tutto quello che abbiamo detto finora. E forse la prova più difficile da superare, perché adesso le rivolgerò, come lei sa giustamente temendo, la domanda essenziale, la cui risposta da parte sua è senza che dubbio un elemento fondamentale nel percorso del suo destino. Le chiedo pertanto di rilassare i muscoli zigomatici e gluteali. Rifletta bene prima di rispondere alla seguente domanda. Qual è il suo mestiere? Posso guardarle le tette? Ma certo, ma che domanda? La sinistra è un po' più piccola della destra, ma me ne frego. Posso vedere il suo ginocchio? Il ginocchio? Mm-hmm. Certamente. Bello! Sì. Posso vedere il suo esofago? Certo. Superbo! Posso vedere il suo timpano? Incredibile! Ha notato la curva perfetta della metromba di Eustachio? No. Posso vedere il suo gomito? Posso vedere le sue unghie? Vedo che se le mangia. Le giri? Ah, fregata! Posso vedere la sua ascella? Wow, una verruca in fondo alla cavità! Posso vedere la sua quarta vertebra? Posso vedere le sue tonsille? Posso vedere lo spazio fra le sue dita? Posso vedere il suo temperino? Posso vedere la sua apofisi coracoide? No! La mia apofisi coracoide no! La mia apofisi coracoide no! La supplico, non mi chieda l'apofisi coracoide! Tutto tranne l'apofisi coracoide! Le bacio i piedi, ma non mi chieda l'apofisi coracoide. Pietà, Gertrude, ho 9 gatti da nutrire. Non mi chieda l'apofisi coracoide. Please. Io, che volgarità, che vergogna, che bassezza. E dire che da giovane volevo fare l'architetto. Hai detto letto? È stato bello. Sì, lo so, Gertrude. È stato bellissimo, ma ora che conosciamo tutto l'uno dell'altra, io devo confessarti un segreto. Ebbene, io non sono l'uomo che tu credi. Ecco, io ho in realtà una doppia vita. Ebbene sì, io in effetti sono un chirurgo dentista.
geniale! A volte! Posso sapere qual è il tuo mestiere? I'm gonna go get some more.